In Acciaierie di Sicilia è stato fatto un lungo percorso complicato, molto complesso, per la quale l'azienda, dando un contributo importante in termini di tecnici alla Regione Sicilia per stilare quello che è il protocollo sui rottami, ci ha visti impegnati appunto ancora prima dell'estate, ma fino a subito dopo, con il risultato che finalmente quel protocollo diventa una norma in Sicilia. Purtroppo il problema rimane nel momento in cui quella norma non riesce ad essere applicata e nonostante tutte le sollecitazioni e altri incontri andati deserti continuiamo a registrare l'assenza totale, non solo adesso che il posto diciamo, dedicato all'assessore all'industria è vuoto, ma anche prima della Regione Sicilia.